Cittadini, enti e associazioni insieme per contribuire alla valorizzazione di Scampia. Entra nel vivo il progetto realizzato dalla cooperativa sociale L'Uomo e Legno, capofila di un gruppo di organizzazioni del territorio per recuperare aree e strutture inutilizzate nella villa comunale di Scampia. Inizieremo con la messa in sicurezza dei 27.000 metri quadrati di terreno della villa comunale che il comune ci ha affidato. La prima cosa, verranno fatte opere di disturbamento, di sistemazione degli alberi e dei camminamenti laterali all'ex laghetto, in maniera tale da metterlo in sicurezza per poter fare accedere i cittadini e utilizzare questa struttura. Poi verranno fatte anche una struttura in legno di guardiania con annessi servizi di logistica ecocompatibile. Si tratta del primo intervento per l'affido di aree verdi autorizzato dal comune, che non si limita alla manutenzione e cura delle aiuole cittadine, ma di un vero e proprio piano che punta alla valorizzazione del quartiere. Alle oltre 200 aiuole e giardini che sono state adottate da cittadini e associazioni, qui avviene veramente un qualcosa di straordinario, perché all'associazione, alla cooperativa L'Uomo in Legno si associa anche un finanziamento importante. Le associazioni lavoreranno per recuperare uno spazio di 26.000 metri per la fruizione pubblica, per tante attività che si potranno sviluppare su questo territorio. Noi siamo particolarmente contenti e speriamo che altre iniziative, se troviamo anche finanziamenti, ben vengano, perché si possa riqualificare la città, ma a noi piace farla riqualificare e vivere attraverso un processo di cittadinanza attiva. Finanziati dalla Fondazione Con il Sud per un importo di 475.000 euro, i lavori di riqualificazione interesseranno l'area della Villa Comunale e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia per migliorare la sicurezza e la vivibilità degli spazi comuni. L'obiettivo è quello di realizzare un processo partecipato di riappropriazione e recupero del territorio, anche attraverso la costruzione di aree sportive, orti didattici ed attività laboratoriali. Lo sforzo che fa la Fondazione Con il Sud quando sostiene questi progetti e convincere le associazioni di cittadini che questo è un bene loro, non loro nel senso che ne possono usufruire, ma loro nel senso che è loro come casa loro, e cioè bisogna anche mantenerlo, averne cura, non vandalizzarlo, segnalare quelli che lo vogliono vandalizzare, insomma volergli bene e usufruirne.